Ok, perciò il taglio UFO, guardate, questo è un taglio UFO. Un taglio UFO. Cioè, è un taglio un po' particolare, è bello, è carino. Allora, ti faccio vedere adesso un gioco che ha a che fare sempre con i meccanismi, con la psiche, no? Ti chiedo una cortesia. Chi è Ale Franza dei due? Io sono Franz, Guarda la cosa, pure la tua. Anche lui è mentalista. Okay. Posso fargliela vedere? Posso vedere tutto il mondo, farla vedere. Anche la camera? Sì. Sì, bravissimo. Thank you so much. Fatto? Ci sei? Ok, ci sono. Ok, adesso dimmi sto quando vuoi tu. Stop. Metti la carta. Sei d'accordo, carissimo, che la carta adesso è dentro, non sono punti di riferimento, è realmente persa, giusto? Sicuramente sarà da qualche parte, ovviamente nel mazzo, no? Questo è ovvio. Ora guardami, da 1 a 10 dammi un numero, non piccolo, un numero, da 1 a 10. 9. 9, come mai 9? Interessante, c'è un 9. Beh, già questo è interessante. Aspetta, aspetta. Ora guardami la tua carta, la tua carta. Guardami bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai l'occhio che sei ingannato, la pupilla è livida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O un 7 o un 8, può essere? Può essere. Può essere. 7, 8, 7, 8, 7, 8. Un 7 può Può essere. essere. Interessante, per il seme, aspetta, il seme, seme difficile. Rosso. Rosso, sì. Un 7 rosso può essere? Può essere. Può essere. Però un 7 rosso, ma. Io dico sempre può essere. Sì, non ti preoccupare. E ora arriva il miracolo. E ora guardate il miracolo. Questo è un effetto che non vedete fare da mentalisti perché ci ho messo 15 anni. Mi tieni così gentilmente il mazzo? Come così? Bravissimo, figliolo. Anche una mano di solo se vuoi così non c'è problema. Bravissimo. 7 rosso, giusto? Dammi un numeretto, non grande, piccolo, numeretto. 3, anche più grande se vuoi. Comunque, 3 o 4? 4. Mi dai 4 carte nella mia mano? Quelle che voglio da No, sopra. da sopra, da sopra. 1, 2, 4. È il numero che ha scelto lui. Che carta Hai era la detto tua? 3. Esatto. È indifferente. Mi scelgo. Che Vabbè. carta era la tua? La dico? Sì. La dico, eh. Vai. 7 di cuori. Gira. Grande. Stronzo. Allora, facciamo una prova. Io prendo un po' di carte, no? Così a caso, no? Così, Ricky. Benissimo, Ricky. Allora, facciamo il conteggio. Quante carte ho adesso? 4, giusto? Se te ne do una, ne ho? No, scusa. Se te ne do una, quante ne ho adesso? Sì. Ok, te ne do una, ne ho adesso? Due. No. No, scusa, no. Facciamo così. Te ne do una adesso, quante ne ho? Tre. Oh, adesso ci siamo. Quante sono? Due. Te ne do una, ne ho? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. No, matematica. Allora, facciamo così, te ne do una, quante ne ho adesso? Era 6, 5. 2. Senti, se lo facciamo se con i ne do una, soldi. Quante ne ho adesso? Facciamo con i soldi, così. Facciamo metà per uno. Esatto. Facciamo metà. Quante ne ho adesso? Di carte, borsa, il caso. 5. Se io adesso ne prendo 4. Quante ne ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dove c'è io? Ok, proviamo questa cosa. Proviamo questa cosa. Ale e Franza. Ok, che segno sei della Cal, Franza? Acquario. Acquario. Tu che segno sei? Toro. Toro, come me. Come me, toro. Per me è un onore per voi. Cioè, non è una cosa... Sei caricato perché toro. Non siamo tori. Voi siete... Carissimi amici, sono sicuro, nella vita lavorativa, ma anche proprio nella vita sociale, siete proprio carissimi amici. Io voglio provare qualcosa che un connubio tra di voi si riesce a creare. Prendi una carta con la cui tu, indifferente. Ok, guarda su tu, non farla vedere a lui, è importantissimo. Fatto, metti la carta dentro. Te la ricordi la carta bene? Cazzo. Guarda solo tu. Cioè, non la guardare. Posso andare avanti? Sì, non la guardare, non la guardare. Non la guardo. Non la guardare. Ok, mettila sopra qui. Non la guardare. Perché? Adesso devi guardare lui. Penso una carta, giusto? Che carta era la tua? L'otto di cuori. Interessante. Però aspetta, aspetta, guarda, l'otto di cuori, lo prendo, lo lascio dentro così, spingi la carta, Franz. E se funziona, sale. No, ah no, l'otto di cuori. Mi fai un favore, mi schiaccia il pulsante, schiaccia il pulsante. C'è un pulsante. Sì, c'è un pulsante. E se funziona, sale, sì. Tutte le volte che l'otto di cuori va dentro, spingi. Pulsante. No, spingi lui. Sì, è chiaramente. Sì. No, c'è il pulsante. No. Esatto. E se no, come dire, là c'è il sole. Cambia, diventa una carta pazzerella, come se un po' vuole. Sì, con l'aria, proprio con l'aria. Ma proviamo un effetto che ha a che fare ancora questo col mentalismo,
che faceva un grandissimo prestatore, dove io mi onero di saperlo fare. Allora, ti do una cortesia, vedi le carte, io te le porto tutte in modo di pensare. Che stai facendo? Fatti i bastoni. L'hai vista bene, ce l'hai? Aspetta. Sì. L'hai vista, ce l'hai nella mente? Sì. Nera, vero? Guardami. No. Ok, ferma, ce l'hai nella mente? No. L'hai vista bene nella mente? No, poi fammela vedere, cara. No. Ce l'hai? Ce ne sono troppe. L'hai vista? Sì. Una carta difficile, penso, ok? Sì. Ce l'hai? Poi ti chiedo una cortesia, che carta era? Dillo per la prima volta. Lo dico a voce. Sì. Il Joker. Come il Joker? Il Jolly. No, non è una carta del Jolly. Quindi tu hai visto il Jolly nel mazzo? Ma questo qui? Sì. Ma ce n'è anche uno nero, però. Nero. Quello rosso. Questo rosso tu hai visto? Ah, ho capito. No, perché la cosa interessante, io prendo le carte e le mescolo. Vedi che le mescolo, giusto? Sei d'accordo o no? Sì. E ti chiedo una cortesia. Controlla se in questo mazzetto c'è il Jolly. E controlla in questo mazzetto se c'è il Jolly. Proviamo. Il rosso suo? Prova. Può essere che ci sia come non ci sia. Ah, non c'è, lo so già. Prova a controllare in questo mazzetto se c'è il Jolly. In questo ci deve essere per forza. Per forza. Cazzo, non c'è. Io so dov'è. Io non c'entro. Sai dov'è? L'ho visto. Sei visto? Che ce l'ho in tasca, sì? No, ma lui non se ne sono accorti, però quello è importante. Non ve ne eravate accorti. Interessante. Ma tocca una carta, quella che vuoi tu. Quella che vuoi tu. Prendila, prendila pure. Mettila nel mazzo, una volta che l'hai vista, per vedere in camera, mettila nel mazzo e mescola. Io non posso sapere niente, sei d'accordo, Franz? Io non so niente, giusto? Tu sai tutto. No, io non so niente. Stai parlando con Ale. Okay. Ale, giusto, Ale? Sì, sì, Ale. Okay. Perfetto. Sei d'accordo che la carta sarà dentro da qualche parte? Beh, certo. No, a meno che un mago veloce la prenda la sfila come loro hanno visto, che lo prese in velocità, ma non siete accorti. Però ci deve essere per forza, giusto? Mm-hmm. Allora, proviamo una cosa di questo genere. Guarda, io prendo le carte e le mescolo, ok? E questa volta, andiamo all'istinto. Vediamo, eh. Ok, mi metto la mano così. Basta che me la lasci. No, ti chiedo una cortesia. Dimmi stop quando vuoi tu. Stop. Ok. Queste carte mettile via. Via. Tu mi hai fermato. Che carta era la tua? 6 di picche. Gira. È il 6 di picche, lo so. Hai visto come sono bravo? Interessante. Non ho la parola. Bravo, come ti chiami? Stefano Nobile, Stefano Nobile. Ora andiamo a provare la sesta corsia della Milano Venezia.